benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo svuota la spesa e finalmente, oserei dire, torniamo alla mia amatissima Extra Coop di Villanova. Se mi seguite su Instagram e se non fate, fatelo, perché sto iniziando ad essere molto più attiva, che ho creato un nuovo profilo. Poi magari più avanti del tempo vi spiego perché ne ho creato uno nuovo. Mi trovate come Emilis Gram, quindi il nome del canale è aggiunto Gram, che fantasia, lo so. E seguitemi magari anche su TikTok, mi chiamo Emilis Talk. Anche qua, fantasia tantissima. Comunque, se mi seguite su Instagram sapete che non sono stata molto bene in questi giorni, ancora adesso non sto bene, quindi ho sta voce ultra nasale e non sto proprio da Dio. Infatti settimana scorsa andate a fare la spesa al Conad, proprio ultra veloce. Oggi invece, anche se non stiamo ancora al top del top, andiamo a fare appunto la spesa nella nostra amatissima Extra Coop, che è gigante, è piena di roba, piena di cose. Non penso, poi vedrete voi, che sarà una spesa troppo giga, perché abbiamo deciso di fare poco per volta di spesa, lo diciamo ogni volta, quindi cerchiamo di stare sul range, se riusciamo, di 50-60 euro, dir tanto, perché appunto così ci gestiamo meglio. Poi altra cosa di cui sono super eccitata, sicuramente sarà pieno di robe natalizie, e ancora non ci sono andata da quando in teoria ci sono le cose natalizie, quindi oggi sicuro guarderò e vedrò se comprare qualcosa, vedremo. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, ci vediamo dopo a fare la spesa. Cosa? Tanto è consumo però. Ecco qui. Freddo qua. Ecco qui, c'è il mio reparto in assoluto preferito, quello del Natale. Impazzisco, raga, vi giuro, io impazzisco. Guardate che bontà, che bontà, che bellezza. Io adoro follemente. Questa è tutta la roba sconto. Che cos'è? Che cos'è? Surimi. Che cos'è? È una specie di... Oh, ci sono gli spaghetti cinesi. Però a me non mi piacciono tanto. Quelle cose? Ah, madonna. Ma no, ma spaghetti, no. Ma che spaghetti sono? Sono spaghetti piccoli. Ecco qua tutta la spesa di oggi, che alla fine, come al solito, abbiamo un po' esagerato. Allora, partiamo da qui, 3 da 10 uova fresche d'allevamento a terra, ormai le uova sono sempre presenti, visto che l'altra volta in teoria le avevamo prese, ma non si sa dove sono sparite. Poi, passata di pomodoro, abbiamo preso questa nuova, 100% italiano, che costava pure meno ed è da 1 kg. Di solito noi prendiamo quella da 700. E a parte questa signora qui, molto carina, e ci sta. Boh, non so, speriamo sia buona, volevamo provare. Sembra tipo un succo all'arancia, infatti spero di non confondermi. Poi abbiamo preso questi peperoni, giusto si chiamano, perché non sono molto esperta di questi, non l'ho mai mangiato in vita mia. Sì, peperoni dolci misti, e che sono troppo carini, cioè sembrano tipo, non lo so, tipo d'arredamento, cioè non sembra neanche un cibo, sembra una cosa estetica. Vi giuro, sono troppo belli, infatti li vorrei tipo tenere per, non so, per bellezza, ma vabbè, saranno mangiati. Poi abbiamo preso queste sottilette, ok, toast, e prima volta che li sentiamo, l'abbiamo presi per la qualità prezzo, diciamo, cioè per il prezzo, e questi sono comodi, vabbè, per i panini classici, oppure anche da mettere sopra la carne, tipo sopra le fettine di carne, per dar quel must in più. E niente, le proveremo e vedremo. Poi abbiamo preso questi soliti funghi porcini della Coop, questi tortelli, che hanno cambiato packaging, cioè vedete, è diverso. Questi sono tipo marroni, poi c'erano la ricotta che erano verdi, insomma erano tutti cambiati. Non so se è cambiato anche l'interno, non ho idea, non c'è scritto nuova formula, quindi non direi, però è cambiato il packaging, non è più quello di prima, e questo secondo me è molto meglio. Poi abbiamo preso queste tre paste sfoglie, che sinceramente a me non fa impazzire, più che altro perché si incolla molto, però vabbè, ha preso la rischio, me ne ero neanche accorta, ma vabbè, ci sta, dai, va bene. Tre ci stanno per, non so, se quando ogni tanto ci vai di fare qualcosa di particolare con la pasta sfoglia.
Poi questi budini dell'Alpro al cioccolato soliti, ormai ve li ho fatti vedere mille volte, quindi non sto neanche qui troppo a parlarne. Poi questo caffè della Segafredo, noi consumiamo sempre questo, top. Poi abbiamo preso ricotta in scone, no, cosa dico ricotta? Questo pesce che pensavamo fossero gamberetti, invece non sono gamberetti, ma sono, dovrebbe esserci scritto sotto, surimi marinato a forma di gambero in olio piccante al chili. Ok, io non lo mangerò perché c'è l'olio piccante. Bene, questa cosa Loris non me l'ha detta, se ne mangerà solo lui. Però vabbè, gli erano in sconto, ci stanno, due ne abbiamo presi. Poi vabbè, abbiamo preso classico tonno di Ardea, classico tonno, questo penso sia l'olio d'oliva, fammi vedere, con tonnetto striato, l'olio d'oliva, esatto. Poi questa Naturella Light che era anche in sconto oggi, ne abbiamo presa solo una perché tanto, cioè una dura tanto, poi abbiamo deciso che vogliamo fare una spesa a settimana, anche se questa settimana abbiamo un po' strafatto e vabbè, ci sta, questa è sempre buona, la faccio sempre con la piadina, buonissima, oppure con dei panini, mi piace molto. Feta D.O.P., questa feta, Tanakis, che cos'è, greca? Io la feta non l'ho mai mangiata più di tanto, però so che è molto salutare, tante persone la usano come fonte proteica, quindi boh, proveremo. Magari se avete qualche ricetta con le feta, con la feta, fatemi sapere. Il mio classico latte, ho preso un po', ne ho presi 4, ho fatto un po' scorta. Poi vabbè, abbiamo preso delle cose un po' porcelline, ovvero questo bombolone al cioccolato, che era in sconto, quindi due al prezzo di uno. E vabbè, so che ho riniziato la dieta, raga, però a step, anche perché voi non avete idea di quante cose dolci c'erano là, quindi va bene. Poi, altra, ah no, questa è la ricotta che appunto vi volevo dire prima, che l'abbiamo presa. Loris dice che è la stessa dell'altra volta che ne sconto, io me la ricordavo leggermente diversa quella dell'altra volta, però vabbè, può anche essere. Poi abbiamo preso questi che si sono ammassati, bene. Ok, ho aiuto. Allora, questa è la, sono le cassatine siciliane che sembrano delle micro tettine secondo me, e io non l'ho mai assaggiata, non so che gusto abbia. Loris dice che è molto buono secondo lui, quindi boh, mi fido, al massimo se lo mangerà lui. Altra ricottina, o è quella di prima? No, è quella di prima, perché sono ancora un po' fuse stasera. Poi abbiamo preso il classico pane 8 cereali, questo qui della Coop, molto buono, quindi solito. Altro pane 8 cereali, l'unica cosa negativa di sto pane è che si sforma perché è molto morbido, però vabbè. Poi questo che a me fa senso, so che strana io, ma a me fa senso di sta roba, oddio. Questo pesce che è canocchia grande pescato mare Adriatico, questo ce lo mangerà Loris perché a me fa senso di sta roba. Due, addirittura due perché uno non bastava. Poi prosciutto cotto, antica corte, solito, ne abbiamo presi tre. A sto giro solo prosciutto cotto, altro tonno, pasta che vabbè, la siamo quasi per finire, comunque la pasta non va male, fa scorta di pasta, non, insomma va sempre bene, penne rigate e fusilli. Poi vabbè, questo è il latte, ah, l'Alpro si è preso a sto giro il ragazzo, adesso glielo dico, barista mandorla, ideale col caffè buono come il bar, come al bar, si è preso l'Alpro a sto giro, bravo, bravo. Poi questa è la zucca Delica che l'abbiamo ripresa per fare il passato, oppure anche per farla al forno. Adesso vedo se magari trovo delle ricette sfiziose anche da farvi vedere. Altra ricottina, vedete, allora mi ricordavo bene che ce n'era più di una, non sono del tutto scema. Poi sugo al basilico classico, ormai fissa, anche se mi sto un po' disintossicando. Poi intravedo il pesto, non me ne ero accorta che Loris aveva preso il pesto. Io anni fa lo mangiavo, ultimamente non so, sarà che ho cambiato gusti o che hanno cambiato modo di fare il pesto, non mi fa più impazzire tantissimo. Però va bene, ci sta sempre. Poi abbiamo preso questi che sono i datteri, che io non mi ricordo sinceramente se li ho mai mangiati. Loris dice che sono dolcissimi, che sono molto buoni, è frutta, direi, dovrebbe essere frutta. E niente, mi fido, se lui dice che è dolce dovrei fidarmi, quindi probabilmente saranno buoni. Ne abbiamo presi tre perché erano anche in sconto. Qui Alpro nocciola, tutto Alpro, ma forse era in sconto raga perché mi sembra strano che Loris prenda l'altro così. Coconut è un mondo. Poi adesso quasi quasi me li voglio sentire anche sti gusti perché
Nocciola mi ricordo che non era male. Mandorla non lo so, cocco non mi piaceva tantissimo, però si può provare. Poi cotechino, questo consorte zampone cotechino, boh, non so neanche come si fanno, non so neanche se l'ho mai mangiato in vita mia sinceramente, però dovrebbe essere molto buono. Altra ricotta, addirittura tre, perché tanto l'ora se ne mangia in abbondanza. Un altro alpro, altra passata di pomodoro, marmellata Hero Light alle ciliegie, che la sto finendo e me la sto mangiando veramente tantissimo questa marmellata. Volevo prendere un altro gusto, ma erano tutti finiti, c'era solo questa e quella all'arancia amare. Visto che a me l'amaro non mi piace, ho detto vabbè, riprendiamo ciliegie, che comunque è buono, era solo un po' per cambiare, però questa va sempre bene. Poi abbiamo preso questa focaccia, che ne abbiamo prese due, adesso una è in forno, quindi vi faccio vedere solo questa, stasera già la proveremo. E questa focaccia multicereale, che niente, non è intanto che una focaccia, sembra una specie di pizza, si cuoce in forno 20 minuti e buona. Invece della pizza, sto giro abbiamo preso questa, vediamo com'è. Banane, classiche banane, altri bomboloni, oddio non mi ricordavo. Alla crema sono, esatto, questa è la crema, che preferisco quella al cioccolato, però anche la crema vanno bene. E clementine, che io non ho ancora capito la differenza tra clementine e mandarini, se la sapete ditemela perché non l'ho ancora capita. Poi maionese, che era finita, sempre questa della Coop, noi prendiamo. E poi basta, direi che vi ho fatto vedere tutto, questa è tutta la spesa. Adesso vi faccio vedere anche lo scontrino. Abbiamo speso la modica cifra di 81,09. Ok, allora diciamo che potevamo spendere meno, però ci sta. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. So che alla fine non abbiamo speso i 50-60 euro che vi avevo detto, ma tanto era ultra prevedibile, perché una volta che ci troviamo lì ci facciamo prendere. Però vabbè, c'è da dire che noi non facciamo praticamente mai andare a male niente, il cibo bisogna mangiarlo, quindi non sono soldi spesi inutilmente. E però sì, la prossima volta ci conteneremo un pochino, perché ogni volta, ma poi raga vi dico la verità, solo perché ci sono tante cose in sconto come potete notare, quindi diciamo è in sconto, lo prendiamo, no? Giusto per quello. Comunque fatemi sapere se questo video come al solito vi è piaciuto, se avete visto qualche chicca che vi ispira, se ci consigliate qualche ricetta in particolare, ovviamente noi siamo sempre qua a leggervi. Se vi è piaciuto questo video ricordatevi come al solito di lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione nel caso non foste ancora iscritti. Ci vediamo prestissimissimo con un altro video, quindi alla prossima e ciao a tutti.